Ma quale? Però devi fargliela sentire veramente la tua, Sveva. Mandagli il file. Vai Sveva, allora siamo tutti qua che ascoltiamo te, dai, vai, dai. Nella chiesa di Santa Maria, radunati sunnuli paesani, suonano festa i campani, pista coppia che se marita, lo sposo è ciccio l'ombriacune, e secco lungo come un lampione. Donna Carmela, saluta a tutti, è curta e grassa come una butti. Combatti ma... Fantastica, fantastica Sveva. Buon pomeriggio ragazze, buon pomeriggio Giovanna, buon pomeriggio Sveva, buon pomeriggio a Federica, Pamela, Stefania. Buon pomeriggio. Tutte qua sono. Sono tutte qua. Allora, sono oggi 13 marzo 2022, sono le 4:42, abbiamo perso un attimo di tempo perché eravamo a un matrimonio, Sveva cantava. Ciccio e Donna Carmela. Donna Sì, Carmela. oggi abbiamo iniziato così perché? Perché oggi si parla di un argomento particolarmente interessante. Intanto quarta e quinta dimensione. E poi parleremo anche di creature immortali. Che non so perché mi è partita la risata, però non c'era niente da ridere. Comunque, Giovanna, a te la parola prima della sigla. Introduzione, prego. Una puntata interessantissima, piena di cose da parlare e di argomenti. Quindi non perdiamo tempo perché secondo me oggi sforiamo il tempo che abbiamo a disposizione, ma di tanto chi se ne importa? Paolo ci fa fare quello che vuole a noi. Quindi, sigla! Ed eccoci di nuovo in onda, prego ragazze, quarta, quinta dimensione, ma soprattutto creature immortali. Siamo tornati. Allora, iniziamo subito parlando di cosa, più che altro ricordando di cosa sono la quarta e la quinta dimensione. Giusto, Sveva? Ricordiamo che poi magari diremo gli abitanti dell'una, gli abitanti dell'altra e cosa succede. Quindi, quarta e quinta Allora. dimensione, le differenze fra le due. È una questione di differenza di nascita animica. Ci sono anime che nascono e quindi tornano anche ogni volta che tornano nell'oltre, nella quarta dimensione, tra le quali anche le nostre di esseri umani normali. E poi c'è la quinta dimensione dove invece nascono e vivono, tra virgolette, entità anime più elevate, con delle capacità diverse e con dei doveri diversi rispetto alle più semplici della quarta, anche però con poteri diversi. Naturalmente. Quindi a fare, diciamo, nella quarta dimensione, che è la dimensione terrena, giusto? Se non sbaglio, No, la terza. la terza, bene, quindi le dimensioni terrene, nella dimensione terrena troviamo creature come vampiri, licantropi, serpidi, kitsune, tanuki e sirene. Giusto, Sveva, ne ho dimenticato qualcuno? Ce ne sono tante altre, Però però queste diciamo che sono queste quelle sono più importanti che più o meno conosciamo tutti, perché tutti abbiamo sentito parlare di vampiri, licantropi, serpidi, sirene e tutte queste cose che sembrano un po' delle creature mitologiche.
insomma, inventate Ma o mitologica è una cosa, inventata è un'altra. mitologica è una cosa, hai ragione. Inventate, insomma, fanno parte delle leggende, no? Si pensa che siano Fanno parte delle dei miti e delle leggende e delle anche delle leggende. favole. Però in ogni mito, soprattutto in ogni leggenda, c'è sempre un fondo di verità. Iniziamo parlando dei kitsune, così, una a caso, Allora, perché hanno un nome un po' particolare, quindi mi incuriosiscono in maniera particolare. Chi sono i kitsune? le kitsune Le. sono letteralmente delle volpi, cioè sono delle creature che hanno la loro forma primordiale primaria, che è una volpe, volpe arancione fino all'ottava coda e volpe bianca dalla nona coda in poi. Questa è una questione di anzianità. Man mano che diventano più vecchie, aumentano le loro code. La kitsune è un metamorphing, quindi è una creatura in grado, capace di cambiare il proprio aspetto. Sono quasi nella totalità femminili, anche se ce ne sono alcuni maschili. Sono anche divise in tre tipologie caratteriali, tre, diciamo, razze all'interno della razza. Ci sono kitsune che sono come noi, cioè vivono la loro vita senza creare problemi a nessuno, senza aiutare nessuno, fanno semplicemente la loro esistenza. Poi ci sono kitsune che invece, che poi prendono il nome di Kanji, perché sono vendicative, sono quelle kitsune che hanno subito dei torti, soprattutto da esseri umani per lo più, e improntano la loro esistenza solo alla vendetta verso queste persone o verso i loro discendenti e via dicendo. Cosa possono Sono fare? qualsiasi cosa, essendo che hanno l'arte del trasformismo, l'arte della magia, conoscono tutti i veleni. Il loro modo di vendicarsi può essere di qualsiasi tipo. Per esempio, la kitsune che era imprigionata in Seishoseki, non so se hai sentito la notizia da poco, in Giappone c'era, adesso è successo la settimana scorsa, c'era un masso molto grosso che si chiama Seishoseki, vuol dire il masso assassino, la pietra assassina, Seisho significa assassino. Era una pietra che, dove era stata rinchiusa una kitsune 1.000 anni fa da alcuni monaci dell'imperatore Konoe. Questa kitsune, adesso, la settimana scorsa, sembrerebbe essere riuscita a scappare dalla pietra e dai sigilli, perché la pietra Seishoseki è stata trovata spezzata in due con tutti i sigilli strappati. In effetti, il Giappone sta tremando. Per chi ha paura di questa uscita da parte della Kitsune, che adesso sicuramente andrà a caccia di vendette, ma vendette solo ed esclusivamente nel campo genealogico di chi l'ha rinchiusa, quindi comunque andrà a cercare i discendenti di chi l'aveva rinchiusa nel masso 1.000 anni fa. Ho letto che, come dici tu, possono assumere diverse forme, spesso si tramutano in anziani, ma ancora più spesso assumono la forma di belle donne o di donne giovani. Sì, queste sono soprattutto la categoria che si vuole mescolare con la razza umana, vuole diciamo fare una vita alla luce del giorno, oppure quelle che si vogliono vendicare, come ti dicevo prima. Però ho letto anche che fanno fatica a nascondere le code. Perché le code gli escono fuori in base alle emozioni. Quindi loro, anche nella loro trasformazione, non devono emozionarsi troppo. Se diventano troppo felici oppure troppo arrabbiate, eccetera, non riescono più a controllare il nascondiglio della coda e esce fuori. Come hai detto tu prima, maggiore è l'età, maggiore sarà il numero di code per un massimo di 9, giusto? Quando si ottiene la nona coda, la kitsune diventa bianca o oro.
e acquisisce l'abilità di vedere e sentire qualsiasi cosa accada in qualsiasi parte del globo. Esatto, gli aumentano i doni, diciamo, le capacità. Ok, quindi queste sono fanno parte delle creature mortali, giusto? Queste. Sì. Allora, queste creature di cui parliamo oggi sono tutte creature immortali, ma è un termine errato. Cioè, loro sono immortali perché non muoiono di vecchiaia. Non hanno una morte di vecchiaia, quindi se nessuno le tocca, sono eterne, non muoiono mai. Però possono essere uccise. Se vengono uccise da una mano esterna e non di vecchiaia, appunto, allora diventano mortali. Tutte queste creature che hanno questa vecchiaia infinita fino a quando non vengono uccise, ognuna di loro solitamente nelle leggende ha un qualcosa da temere, quindi un materiale, un oggetto. Per esempio, per i vampiri si dice che sia il paletto di legno, non so quale legno, sì, per Prassino. esempio. Frassino, c'è qualcosa che uccide le kitsune? Allora, per quanto riguarda le kitsune, hanno un unico terrore, però non so se sia legato al fatto che possono essere uccise da questa cosa o è semplicemente l'istinto animalesco che hanno. I serpenti. Le kitsune hanno un terrore fuori dal comune dei serpenti. Se c'è un serpente o anche solo una biscia nell'ambiente dove sono, le vedi scappare come. Sarebbe fantastico mettere in una stanza una serpide con una kitsune, praticamente, Esatto! e guardare dalla telecamera cosa succede. Povere! A proposito, serpidi, chi sono? Serpidi. Se la kitsune è una creatura appunto che può diventare un essere umano, ma la sua forma originale è di volpe. La serpide è la stessa cosa a livello di concetto, cioè è un essere umano, prende la forma dell'essere umano, ma nella sua forma primitiva o a volte è mezzo serpente, è mezzo umano, a volte è proprio un serpente. Come la kitsune è proprio una volpe. Io ho il terrore dei serpenti. Io li amo. Io li odio. Eppure tu lo sei stata, una serpente. Non abbiamo prove di questa cosa, però così si vocifera. Scusa, ma chi Serpidi sono le serpenti? più o meno hanno le stesse caratteristiche, grosso modo, però non sono divise loro non tengono a vivere con gli esseri umani, non gliene frega proprio niente, anzi se possono ci stanno ben ben distanti, tendono a vivere in ambienti umidi e per lo più al riparo dal sole, al riparo dalla vista. Di tutti gli altri esseri viventi, quindi in generale a parte gli animali classici, quindi sia dagli esseri umani e sia anche dalle altre creature. Sono una razza schiva, tende a non voler stare a contatto con le altre persone. E per lo più vivono dentro alle foreste, foreste tropicali, foreste fluviali. Foreste come la foresta amazzonica o come alcune foreste dell'Indonesia, dove c'è tanta vegetazione, c'è quel caldo umido, però è riparato alla vista di tutti. Quali sono i loro poteri, le loro peculiarità? Ma le serpidi. Poteri veri e propri, a parte il metamorphing, quindi il poter farsi apparire le gambe per un certo periodo o prendere una forma umana totale, altri poteri non ne hanno. Hanno alcune di quelle più anziane la capacità dell'ipnosi, anzi del mentalismo per lo più. Quindi riescono a ipnotizzare guardandoti.
negli occhi, ma ipnotizzare veramente, non come gli ipnotisti. Io lo sono stata, ma tutte queste capacità non mi è rimasto niente, eh? Parliamoci. Non ti sei allenata. Poi ci sono le tanuki. Tanuki, l'ho detto bene? Ok. I tanuki sono dei procioni. Sono proprio dei procioni in tutto e per tutto, non hanno mezza forma umana, sono dei procioni. Però Però sono ci dei fai caso, procioni. fanno tutte parte, fra virgolette, del regno animale, perché i vampiri vengono associati ai pipistrelli, le kitsune alle volpi, i tanuki ai procioni, insomma, tutte, no? Certo, Accomunate. ma perché i tanuki hanno l'aspetto di procioni, se uno però conosce la razza distingue cos'è un tanuki, cioè se c'ha davanti un tanuki o un procione, a prescindere che il tanuki cammina su due zampe e parla, il procione no. Quindi se incontri un procione che ti chiede da che parte deve andare, è un tanuki. Però in generale sì, perché non è stata, l'evoluzione è stata a più ampio raggio di quello che in realtà ipotizzavano Darwin, Mendel e tutto lo studio della genetica. Solo che poi la razza predominante, che siamo noi, è È stata stata quella quella, peggiore, diciamo, fra virgolette. la peggiore perché è anche la più pericolosa, è anche per quello che il 90% delle altre creature si sono, diciamo, eclissate in vari luoghi e non vogliono Anche avere io mi contatti con noi. eclisserei. Anche io, cioè, perché questo odio ce l'ho Io invece pure. per il genere umano in maniera particolare. Quindi dicevamo, hanno una forma di procione, quali sono le loro peculiarità invece? I tanuki hanno un trasformismo a 360 gradi. Cioè loro possono trasformarsi non solo in una persona, ma in qualsiasi cosa vogliono. Se si vogliono trasformare in un accendino, si possono trasformare in un accendino. Però hanno sempre un segno di riconoscimento. Tutto ciò in cui si trasformano ha sempre addosso una fogliolina. È come se io ti apparissi davanti con una foglia in testa o con una foglia qua. Se questa foglia viene tolta o cade, il tanuki torna a essere il procione che era. Che carina questa cosa. Sono dispettosi, sono ladri quando si tratta di roba da mangiare, rubano qualsiasi cosa, però sono molto precisi nelle regole. E sono fiscali con le, diciamo, entità più alte che seguono. Loro sono figli della luna. Loro seguono tutte le divinità lunari. Addirittura durante le notti di luna si racconta nei miti che ogni volta che la luna era piena, loro in segno di omaggio si battevano la pancia per tutta la notte a mo' di tam-tam. Un'altra categoria che si dice abbia sia suscettibile alle fasi lunari sono i licantropi. Sì, però sai cosa? Nei licantropi c'è una confusione tremenda. Mettiamo un attimino diciamo un po' di ordine. Allora, per esempio, qui da me in Sicilia si dice che i licantropi vengano fuori a luna piena, ok? E che siano pericolosissimi. Quindi, quando si sente ululare un licantropo, bisogna chiudersi casa e stare molto attenti perché questo è ferocissimo. Qui, questa Però è la leggenda quelle che c'è qui da noi. sì, e ci sono quelli lì, però non sono licantropi, sono lupi mannari. Il lupo mannaro non è il licantropo. Invece qui c'è questa confusione, si associa il lupo Esatto, mannaro al in licantropo. tutta Italia c'è questa confusione. I licantropi ci sono i licantropi
che sarebbero dei licantropi di razza, quelli di cui poi parliamo anche stasera, uomini lupo, di genetica, sono geneticamente degli uomini lupo. Poi ci sono i licantropi, che sono quelli che sono diventati così a seguito di maledizioni familiari. E poi ci sono i lupi mannari, che sono i più sfigati, sono quelli che sono diventati così perché morsi o attaccati da una delle altre due razze. Ok, si dice che una maniera per riconoscere i licantropi sia il dito indice, cioè l'indice è più lungo del medio. Non vorrei fare gestacci, però se il dito indice è più lungo del medio, questo è un modo per riconoscere un licantropo, è vero? Per riconoscere i lican, I lican. Perché cioè i licantropi, le altre due categorie non ce l'hanno questa le cosa. altre due categorie sono esseri umani normali che però sono diventati tali o per maledizione o per morso, quindi non hanno caratteristiche fisiche particolari. Però Invece il lican è una razza. si dice che per diventare licantropo, come per i vampiri, è necessario che la trasformazione sia per propria volontà, giusto? No, perché è una sorta di virus alla fine. Lupo mannaro, però, non licantropo. Allora, lican ci nasci, non puoi diventarlo, sei di razza lican. Licantropo è una maledizione sulla tua famiglia. Sì, perché Quindi. io leggevo che un altro modo per trasformarsi è proprio tramite maledizione o è necessario nascere in certi periodi dell'anno, ad esempio la notte di Natale a cavallo tra la mezzanotte o il giorno dell'Epifania. È vero? No, i giorni no. I giorni è una leggenda, diciamo, inventata probabilmente da qualche famiglia che aveva la maledizione addosso, ma piuttosto che ammettere che fosse la famiglia a essere maledetta, hanno tirato fuori la scusa della data, dell'ora e quant'altro. Niente di più facile che sia andata così. Di solito usava non prendersi le proprie responsabilità. Ma i licantropi, che compito hanno? Quali sono? Allora, Spiegaci un po' cosa. il lican, lasciando perdere i licantropi da maledizione e i lupi mannari da morso, il lican, che è la razza uomo-lupo, è una razza come l'uomo serpente, come l'uomo. C'è una differenza però. L'uomo serpente, cioè il serpide, la kitsune, il tanuki di cui abbiamo parlato prima, sono tutti immortali a meno che non vengano uccisi da qualcuno. Invece il lican vive tantissimo, può vivere anche 8-900 anni, però invecchia e progressivamente poi muore, quindi non è immortale. Come si fa ad invecchiare? Cioè, invecchiano Come molto tutti, lentamente, no? molto lentamente, però invecchiano. E come fai in una società come la nostra ad invecchiare così lentamente e non destare sospetti? Loro non utilizzano documenti, a loro non servono i documenti. Ho capito. Però Non per gli. vivere nella nostra società ci serve. Ma neanche più di tanto, perché loro hanno una vita talmente lunga e una forza talmente spropositata che non hanno bisogno né di andare a lavorare né di avere un conto in banca, né quindi i soldi li possono ottenere in altri modi, in contanti. Mangiare, loro vanno anche a caccia di notte, non hanno il problema di andare al supermercato a comprarsi la brioscina. Frequentare ambienti, io posso stare una decina d'anni in un posto, poi spostarmi e stare una decina d'anni in un altro. Poi magari qua torno tra 60 e 70 anni, mi presento con un altro nome e buonanotte al secchio. Il discorso poi dell'allacciarsi una luce o un gas è molto relativo. Possono anche non allacciarselo. Quanti ce ne saranno in giro? Di lican non lo so, di lupi mannari qui in Italia almeno quattro sono dichiarati ancora in vita e esistenti. Ce n'è uno che è anziano anziano,
qua vicino alle mie parti, a Perugia, in un paesino vicino a Perugia, che dico sempre che vorrei incontrarlo, ma poi non ho mai il tempo e il modo di andare a caccia Ma perché vorrei dichiarato incontrarlo. in che senso? Dichiarato in Ha che senso? dichiarato lui stesso di esserlo e si è anche lasciato intervistare. Questo un po' di anni fa, ma sicuramente è ancora vivo. Eppure la devo andare a cercare questa intervista E devo perché. andarla a cercare che ce l'ho anche abbastanza vicino io Perugia, un'oretta più o meno. Ma non Vai a avendo la caccia, macchina. no? Ma che aspetti? E se poi mi mozzica? Diventerai un licantropo pure tu, no? Non sei contento, invecchierai lentamente. Ma questo è un lupo mannaro, non è un lican, quindi comunque vive come noi, non ha una vita più lunga. È un essere Quindi umano che è stato è stata una morto. maledizione familiare che lo ha trasformato o un Qualche morso. morsicata. E quindi è stato morsicato. Probabilmente quando era giovane. Altri che si trasformano con un morso sono i vampiri. I Vampiri vampiri si sono la apre mia un passione. capitolo infinitamente infinito perché ci sono. Esatto. Non finiremo più di parlare di vampiri, che perché miti sui vampiri e cose inesatte e bugie ce ne sono a bizzeffe sui vampiri. Tutto, Tutto quasi quello tutto che si quello sa che sui viene, che si vampiri sa è falso. è falso. Quindi iniziamo a sfatare questi miti e diciamo la verità per quella che è. Chi sono i vampiri? I vampiri sono discendenti di sangue di un'antica popolazione che il mondo conosce come leggenda, perché non abbiamo prove della sua esistenza nei secoli passati, e che è l'isola di Mu. Quindi non vengono dalla Romania, discendenti del conte No, il poverino Vlad. Vlad, che entrava niente, non era manco un vampiro, poraccio, tra l'altro. Ecco, quindi lasciatelo in pace, questo povero conte Vlad Ma che. infatti il 90% degli errori nati proprio sulla cultura del vampiro è stata creata dallo scrittore Bram Stoker con il libro di Dracula. Quindi non è Transilvania, non è Romania, non uccideva la gente per succhiargli il sangue, non aveva 3 mogli e tutto il resto, non andava a caccia di vergini da deflorare. Quindi Paolo, dimmi tutto, vedo che alza la mano a scuola. Sì, è arrivato un messaggio da parte di Pamela che dice: Mami, domanda, volevo chiamare un vampiro, magari in sogno lucido, si può? Sì, in sogno lucido si può, assolutamente. Il fatto è che se tu lo chiami in sogno lucido è facile che invece ti appaia in casa, perché loro non dormono moltissimo, di solito non dormono mai. E Questo è vero quindi allora. gli viene più semplice venire di persona. Però sì, vengono in lucido Senti, se... invece se lo evoco io un vampiro, nella fattispecie ne vorrei uno in particolare, che è Johnny Depp quando ha fatto Dark Shadow in Barnabas Collins, che ha fatto, Credo se è Johnny Depp vestito da che vampiro? tentino di evocarlo in tanti, però tu mettiti in coda. No, sembra la solita fortuna. Dimmi Paolo. C'è anche Angela che dice: Anch'io mi voglio documentare su questo signore di Perugia, ma quanti anni avrebbe adesso? Ma no, è un signore. Adesso penso che. Allora, io avevo letto le interviste, tutto fai una 5-6 anni fa, quindi ne aveva 72-73, ne avrà 78-79. E se un lupo mannaro vive quanto noi, non è immortale, perché è un essere umano che però è stato morso, quindi ha una vita media di un essere umano normale. Ho capito, c'è un'altra domanda. Giovanna dice: Pamela, mettiti in fila, Giovanna, anche io aspetto a Johnny Depp. Voi aspettate a Johnny Depp che io chiamo a Ken Reeves. Me lo meritavo di sposare Johnny Depp e andare a vivere a Miami. Io me lo meritavo. E io mi meritavo di andare a vivere, a nascere in Giappone, invece sono finita in Italia. Ognuno c'ha le sue sfighe. Lo vedi? Avremmo fatto qualcosa che non va.
hanno sbagliato qualche cosa. Ci hanno dirottato l'aereo. Allora, un altro mito da sfatare è che i vampiri non succhiano il sangue delle povere vergini che dormono con una veste bianca sul letto a baldacchino, così. Morirebbero di fame di sti tempi. E certo, non ce ne hanno più i vestiti bianchi. Esatto. O i letti a baldacchino. O i letti a baldacchino. Intendevo proprio questo. Quindi, allora, raccontaci, parlaci dei vampiri. Perché il vampiro è l'interesse, allora, per antonomasia, giusto? Quello che col fascino che ha, per forza. È giusto, perché sono belli e dannati. Non ho idea. Allora, il sangue lo bevono, è ovvio, è il loro sostentamento. Dove però lo trovano, però, uccidendo persone a caso? Allora, oggi come oggi, e con tutti i soldi che hanno nelle migliaia di anni che hanno vissuto, possono andarsene anche a comprare le sacche direttamente, senza il bisogno di andare a caccia e a rompersi i maroni e inseguire gente per la strada. Allora, donne, se conoscete un uomo e nel frigorifero gli trovate le sacche di sangue, è sicuramente un vampiro. Fatemi venire il dubbio, o è totalmente anemico o è un vampiro. Però ho visto dal film Twilight che è quello che i vampiri hanno una forza sovraumana quando si parla di certi contesti. No, caschi male. No? Sono nei film. Solo nei film? Ammazza, Edward ha distrutto una stanza. I vampiri fanno cilecca quasi al 99%. Perché non hanno fluidi corporei. All'interno del loro sistema circolatorio totale hanno solo sangue. E quindi saliva, non c'è... lacrime... Non c'è sangue. È tutto solo sangue. Quindi sono sterili, giusto? Sì. Una Paolo, volta dimmi tutto. Dice Claudia Ruggiano, che salutiamo, ciao Claudia, dice: ma è vero quello che si vocifera su Keanu Reeves, che sia immortale e che sia nello specifico proprio un vampiro? Se sia vero o meno, prove non ne ho, quindi non lo posso dichiarare, ma che sia immortale, in ogni caso qualche sospetto c'è. Che sia proprio un vampiro immortale è soltanto perché la gente conosce solo i vampiri, e quindi notoriamente se sei immortale sei un vampiro, ma non è proprio così, ce ne sono tante di razze immortali. Quindi sul fatto che possa essere un immortale, io qualche dubbio me lo pongo, sinceramente. Sai che dicevano che anche Onassis era un immortale? Ne lo dicevano di Onassis, ultimamente, per rimanere in tema di cronaca, lo dicevano anche di Putin. Ci sono alcune foto del 1933 e del 1954 dove sembrerebbe sempre uguale a ciò che è adesso. E quindi diciamo che anche Eddie Murphy, anche Jay-Z, Leonardo DiCaprio e qualcun altro, che ci sono state trovate delle foto del 1700, del 1800, dal 1700 ritratti, 1800, 1900 dei primi foto, che sono praticamente identici, anche John Travolta, adesso pian piano me li ricordo. E infatti dicevano: sono immortali, sono viaggiatori del tempo, è solo una coincidenza, ma sono proprio identici. Io avevo visto le foto di Putin, effettivamente fa molta impressione, sì. Devo dire la verità, Putin è quello... Ultimamente anche di Greta Thunberg, come si chiama, la ragazzina che vuol salvare la Terra. Anche di lei è stata trovata, sì, è stato trovato in un archivio, mi pare dell'Illinois, delle foto antiche, e in mezzo a queste foto dei primi coloni arrivati in America alla fine del 1800 da parte della Svezia,
c'è una ragazzina insieme ad altri ragazzi che stanno facendo nei campi delle cose, lei è girata verso la macchina fotografica ed è Greta, sputata, identica, non cambia di una virgola. Tanto che l'hanno persino analizzata quella foto perché pensavano fosse un fake, invece è reale la foto. Pensi però la ragazzina non si sa chi sia. Altri miti sui... E un attimo, Giovanna, è arrivata un'altra domanda che ritengo sia interessante. Dice, vampiri, se non hanno fluidi corporei, ma come si riproducono? Non si riproducono. I vampiri non si riproducono, non ne fanno figli. vampiri possono creare nuovi vampiri attraverso il rito del sangue eterno. E peraltro, per raccontarvelo, ho il permesso di un vampiro, questo ci tengo a sottolinearlo, altrimenti non potrei nemmeno parlarne. E il rito del sangue eterno, e lì, in quel caso lì, come dicevi tu prima, la vittima, che non è una vittima, è una persona consenziente. Consenziente, sì, questo lo sapevo, quindi per effettuare una trasformazione bisogna essere consenziente. Esatto. Ok, sirene. Sirene, donne pesce, uomini pesce, ci sono un sacco di filmati in giro, amatoriali, alcuni sono dei fake clamorosi, però ci sono alcuni filmati dove un qualcosa non ben definito, che però sembri una creatura non umana come la immaginiamo noi, come la sirenetta, però diciamo umanoide, con le sembianze mezze umane, quasi come se fossero un incrocio tra delle scimmie e dei pesci, più che non umane. Hanno proprio un aspetto più da primate, più primitivo rispetto ai nostri lineamenti umani. Però ci sono stati parecchi avvistamenti in vari posti del mondo, tra l'altro. Parlaci delle sirene. Le sirene credo che non siano immortali, ma penso che sia un po' come per i lupi mannari, per i lican, cioè hanno un invecchiamento molto lungo, non come noi, si parla di centinaia di anni, però vanno a invecchiare e vanno a morire sicuramente. Loro però si riproducono, giusto? Loro si riproducono come i pesci, hanno l'apparato riproduttivo del pesce. Ho una domanda, Sveva. Dimmi. Una domanda, dico, le sirene sono tutte donne anche se hanno la pinna? Hanno dei poteri particolari oppure no? A parte il discorso del vivere sott'acqua, quindi comunque da riuscire a respirare, hanno tutti e due i sistemi respiratori, hanno sia le branchie e sia i polmoni, quindi hanno la possibilità di respirare indistintamente l'ossigeno dell'aria e a filtrare l'ossigeno dell'acqua. Sono semplicemente una razza, fra virgolette, umanoide, lo possiamo dire, pseudo-umanoide. Esatto. E perché non si fanno vedere? È una razza come un'altra, come mai loro hanno scelto? Come tutte le altre razze, nessuna delle altre razze, se tu ci fai caso, nessuna razza umanoide o mescolata umani, animali e via dicendo, si fa mai vedere dall'essere umano. Non so se ci considerino un pericolo o se ci considerino talmente spazzatura da non essere neanche degni di essere frequentati. Secondo me ci considerano dei cretini e hanno anche ragione. Ragion veduta. Allora, obiettivamente, se io avessi delle fattezze particolari, anche io non mi farei vedere dagli esseri umani. Perché quando va bene, fino a 60 anni fa, tutto quello che di strano era, anche tra gli esseri umani stessi, guarda i circhi dei freak, finivano tutti in gabbie. Fenomeni da baraccone, sì. E voglio dire, ora, il fenomeno da baraccone molte volte, il freak, io adoro i freak peraltro, amo proprio i freak come cultura del periodo del circo, perché molti erano felici di lavorare nei baracconi perché si sentivano delle star e in effetti lo erano, però moltissimi avevano anche dei problemi psicologici e venivano solamente sfruttati. Quindi
Sì, ho una letto creatura. Una storia di una donna che soffriva di gigantismo, che a un certo punto della sua vita ha iniziato a soffrire di gigantismo. Questa donna era rimasta vedova del marito, era anche una bella donna, faceva l'infermiera. Questa donna si è trovata man mano col tempo a essere deformata da questo problema che aveva, e per mantenere i figli andava al circo a farsi deridere dagli altri. Insomma, sì, questa era la donna più brutta del mondo. Queste, diciamo, che sono una delle cose più brutte. Guarda, c'è un film degli anni 60 dove c'è, non mi ricordo se è, non è Gassman, ora non mi ricordo chi è l'attore principale, ed è la storia della donna scimmia, che è una storia vera di una ragazza messicana che aveva questo aspetto che sembrava una scimmia, e lui, per sfruttare al massimo la donna, l'ha sposata. Lei però era realmente innamorata di lui. Invece lui la usava per guadagnare soldi nei circhi e via dicendo. Poi alla fine hanno anche un bambino, ma il bambino tra l'altro è nato come lei, con questo problema di peli da tutte le parti, ma lei muore di parto e muore anche il bambino. E il marito, che era il marito, li ha fatti imbalsamare per continuare a sfruttare, a guadagnarci sopra, moglie e figlio. Quindi io si tende sempre a deridere il diverso, a chi è diverso dai canoni che ci impone la società. La società. Si tende ad emarginarli, ad additarli. Invece, e tu pensa alle creature quanto può far schifo la nostra società. Mi fa schifo pure a me, quindi figura da loro. Concordo. Ed è veramente una cosa brutta, perché un mondo di uguali è un mondo orribile. Quindi dovremmo comunque sempre riflettere su questa cosa. Andiamo avanti. Allora, abbiamo fra virgolette chiuso un pochino questa categoria e passiamo agli abitanti. Non mai fatto dire una cosa importantissima. Dimmi. Sui vampiri. Dimmi. Che negli specchi loro, poveracci, si riflettono. Non è vero che non si riflettono negli specchi. E non è vero che non possono stare alla luce del sole, giusto? Esatto, ci possono stare tranquillamente. Anche se non il sole, ma un fuoco continuo e molto elevato potrebbe ucciderli. È vero, per esempio, tornando un attimo indietro, che l'argento è pericoloso per i lican? Allora, l'argento è pericoloso per i lican proprio, per il lupo mannaro no, nel senso, se faccio un proiettile d'argento ammazzo anche il lupo mannaro, ma lo ammazzo perché anche se fosse un proiettile normale lo ammazzo, perché è un proiettile, no perché è d'argento. Invece il lican ha una sorta di reazione allergica a quel materiale. E quindi muore, dipende. Per il shock anafilattico, praticamente. Praticamente, sì, sì. Okay. Sembra da ridere, ma sì. Va bene. Dicevamo, passiamo alla quinta dimensione e le creature immortali, perché questi erano mortali, no? In un certo senso sono mortali. Parliamo degli immortali, i famosi, quelli più famosi di tutti. Signore e signore, signore e signori, gli angeli. Allora, non sono creature, ma sono entità in questo caso. Ma sono io che sono una rompiscatole, perché io definisco creature quelli materiali e entità quelli trasparenti. Okay. Quindi è una mia fissa personale. Non si sa mai come chiamarli. Io sono sempre in difficoltà perché non so se chiamarli creature, entità, defunti, non si capisce niente. Io le creature le considero materiali, quindi solide, e invece quelle aeree e forme le chiamo entità. Nella quinta dimensione ci stanno appunto delle entità, ci nascono e ci continuano a esistere le entità più elevate di quello che sono le anime dei semplici defunti mortali, che siano terrestri o che siano di altri pianeti, poco importa, sempre defunti sono. I defunti stanno nella quarta. Nella quinta sono entità
con un'anima, diciamo, più elevata, più potente, più capace. Tra queste entità ci sono quelle più conosciute, sono gli angeli e i demoni. In realtà sarebbe un'unica razza, perché la razza angelica, la razza demoniaca e la razza dei caduti è sempre la stessa razza, è soltanto che poi è divisa in sottotipi, è come dire la razza umana e poi dire i caucasici, gli asiatici e gli scuri, per dire. Ok, Oh, come ecco. sono fatti gli angeli? Con le ali? Sì, certo, L'aureola? aureola assolutamente, suonano la trombetta e hanno i boccoli biondi. No, non sono fatti così. Dici come sono fatti? Descriveceli. Almeno la veste bianca ce l'hanno? Allora, sì, come no? Sono nudi, però. Allora, quando loro hanno la capacità di metamorphing, anche loro, quindi possono, ma quello ce l'abbiamo anche noi quando siamo morti, possiamo cambiare il nostro aspetto quando siamo di là. Quindi diciamo che se vogliono apparire davanti a te e farti capire chi sono, prendono una sembianza di quelle che tu comprendi meglio. E quindi se tu Ok. sei, è perché se tu sei convinta che San Michele abbia i boccoli biondi e la spada in mano, quello per farti capire che lui ti appare con la spada e i boccoli e Mi pare il giusto. bigodino ancora appeso. Mi pare giusto. Perché sei tu che devi capire chi è. Se lui ti apparisse con la sua forma originale, scapperesti via come una lipa perché pensi che sia una sorta di nave aliena che è venuta a distruggerti invece che un angelo. Ma come sono nella realtà? Descrivici un angelo, descrivici tuo, descrivici tuo. Allora, non hanno una forma fissa, cioè non sono come noi, per esempio, che abbiamo tutti due occhi, un naso, una bocca, quindi razza umana c'ha due gambe, due braccia, due occhi, un naso, una bocca e via dicendo. Loro no, ce ne può essere uno che è una sfera di fuoco, ce ne può essere uno che è un intorcigliamento di fili e occhi da tutte le parti, ce n'è un altro che può essere tutta una piuma fatto a triangolo, ce n'è uno che è fatto a triangolo proprio, un triangolo che galleggia nell'aria. Il tuo com'è? Ma a me mi si presenta con l'aspetto umano e quindi io non te lo so dire il suo aspetto reale qual è. Questo è anche il mio demone. Mi si presentano in forma umana, per cui io non so, non gli ho mai chiesto di presentarsi in forma loro. È vero che tutti abbiamo un angelo custode e un demone custode? Sì, non sono custodi, sono guide, però sì, tutti e due ce li abbiamo, perché di solito è per il bilanciamento cosmico, però non significa che abbiamo il bene e il male, come inventano. C'era il cartone animato di Paperino che aveva Paperino Angioletto e Paperino Diavolo che si combattevano per convincerlo, no? In realtà il demone non è cattivo, come l'angelo non è buono, cioè sono due guide nostre che devono indirizzarci nel nostro percorso. Quindi può essere che una volta la parte buona la fa una, una volta la fa l'altra, una volta la spinta carogna la fa una volta la fa l'altra. Però, al contrario dei demoni, gli angeli non sono molto propensi a darci dei consigli e a indirizzarci nella parte giusta, no? No, è che sono proprio menefreghisti, gliene frega una mazza. Cioè, ce li appioppano e loro sono come il classico impiegato statale. Vabbè, vado perché ci devo andare, ma non me ne frega niente. E se proprio sono in vena, qualcosa te la dicono. Se non sono in vena, capace che ti pigliano pure per i fondelli e ti dicono patate per ceci. Ecco, il demone è diverso. Il demone, piuttosto che tutti dicono che è il bugiardo, in realtà la maggior parte, piuttosto non ti dice niente, non ti risponde. Però è difficile che ti instrada dicendoti delle bugie. O ti dice delle verità che però ti convince. L'angelo invece non ti risponde proprio, non te caca. Ma se vuole che tu fai.
Io per esempio ti parlo della mia esperienza, il mio, che non mi ricordo mai come si chiama, poveraccio, che è un nome impronunciabile, insomma, tu te lo ricordi come si chiama? Aspetta, io non me lo ricordo mai. No, io so chi è, ma adesso mi sfugge il nome. Praticamente ha una propensione per la verità, lui odia le bugie. Ora ti faccio una domanda. Anch'io sono una persona che odia le bugie, ma se c'è una cosa che mi fa arrabbiare più di tutte è la bugia, perché io preferisco una brutta verità che una bella bugia. Mi succede spesso, non sempre, attenzione, non sempre, mi succede spesso, e mi succede solo alle persone vicine a me. Quindi se arriva una persona X che non conosco e mi dice una bugia, io non la so distinguere. Però le persone che io conosco bene, che sono vicine a me, quando mi dicono una bugia, nel momento in cui me la dicono, io sento che non mi stanno dicendo la verità. È l'influenza del tuo demone. È come il discorso mio che vedo le malattie, non su tutti, però spesso vedo le malattie, vedo che patologie hanno solo guardando la persona, ecco, perché è l'influenza del mio demone. Fra me e te è che tu lo riesci a fare anche con le persone che non conosci. Se vedi una foto... Perché ho più allenamento e perché è più tanto tempo che lo so. Ok, io invece nel momento in cui lo dicono sento se mi stanno dicendo una bugia. Non so quale sia la verità, ma sicuramente non è quella che mi stanno raccontando. Ecco. È perché tu è da poco che hai l'approccio e che sai chi è il tuo demone e tutto il resto. Quindi questa cosa si svilupperà. Lo capirai sempre di più anche poi verso gli estranei, però ci vuole del tempo. Io sono 35 anni, no, ne ho 47, sono 31 anni che ho questo rapporto col mio demone, perché l'ho incontrato che ne avevo 16 più o meno. Per cui in 31 anni ormai ci ho fatto il callo che mi accorgo anche se quello dall'altra parte del mondo c'ha qualcosa, ma perché è allenamento. Caduti. A chi vengono appioppati i caduti? A nessuno? I caduti, poverini, sono sempre razza quinta dimensione, stessa razza angeli e demoni. Puoi chiamarli angeli caduti o puoi chiamarli demoni caduti, non cambia assolutamente niente. Alcuni esempi, i tre esempi più conosciuti tra i caduti sono Lucifero, che lo conoscono tutti, anche le pietre, Samael e Azrael, mio capo. Loro sono tre angeli caduti. Caduti e sono perché? Dei neutrali. Vengono chiamati caduti per distinguere la tipologia di... praticamente sono degli angeli a livello di sottospecie che però si sono distaccati dalla stirpe angelica e hanno creato una loro stirpe a parte. Perché? Perché alcuni non hanno le necessità che invece hanno magari gli angeli o i demoni, perché ci sono anche dei demoni considerati caduti, che si sono estraniati dal gruppo. Sono dei neutrali, a loro non gli interessa, non gli interessa il bene, non gli interessa il male, non gli interessa fare da guida, non gli interessa proprio niente. Quindi, signori, smettetela di perseguitare questo povero Lucifero. Poraccio. Perché non è colpa sua, l'origine di tutti i mali. Se tradisce la moglie, non è stato il diavolo a dirgli di andare a tradire la moglie, che è uno stronzo, avete capito? Quello a prescindere. Ma in ogni caso, il diavolo è un altro discorso. Purtroppo lo accomunano a quel poveraccio di Lucifero, ma Lucifero col diavolo non c'entra la mazza. Io sono convinta che abbiano preso come capro espiatorio nelle religioni Lucifero, proprio perché è uno di quelli che tanto non si gira mai, non gliene frega niente, non c'è caca. E quindi, perché se non prendevano Lucifero, ma prendevano un Andras o prendevano un Belial, la terra era già esplosa, perché se gli girano i 5 minuti, cioè, ma cosa vuoi da me?
Ciao. Guardia. Allora, i partiani sono più razze mescolate insieme. Aspetta che Paolo ti vuole dire una cosa. Vai Paolo. Sì, scusate se vi interrompo, c'è una domanda da parte di Rosalba che dice: come si fa a conoscere il proprio demone e o angelo? È l'unico, ma avevo fatto anche un video tempo fa e una spiegazione su questo. Ne parleremo, Rosalba, se... Rosalba ci segue sempre, questa è la verità. Però nell'ultima puntata mi pare che ci sia una sezione dedicata a piccoli rituali. Mettersi in contatto col proprio demone protettore, ne parleremo nell'ultima puntata, dove spiegheremo di piccoli rituali di magia quotidiana, insomma. Quindi... anche col pennuto. Quindi, anche col pennuto. Quindi seguiteci, perché sarà molto interessante. A quanto pare, comunque, i demoni, Sveva, correggimi se io sbaglio, perché non è che sono la Treccani del paranormale come te. Per l'accesso già io. I demoni, dico solo questa cosa, parlarci a voce, perché non sono mentali. Quindi, non sono telepatici, quindi c'è un rituale da fare, quindi candela e tutto il resto, e poi vi spiegheremo come fare. L'unica cosa è non avere paura, perché comunque non è come non è come nei film del terrore, non è assolutamente come fa credere la religione, è proprio il contrario. Quindi non abbiate paura di contattarli, perché loro sono lì per indirizzarci. Giusto. Sono le nostre guide. Sono le nostre guide, quindi quando una persona ha una difficoltà, quando una persona non sa che strada prendere, io penso che sia meglio rivolgersi a un demone, al tuo demone protettore, che all'angelo custode, che l'angelo custode ti fa così, arrangiati. Dillo al mio, che mi dice fa come te pare. Invece i demoni sono più propensi a darci una mano. Quindi, guardiani, dicevamo, che compito hanno i guardiani? Allora, i guardiani sono un mix pazzesco, nel senso che non sono una razza, ma sono tante entità di varie razze che sono state, per farla capire in termini umani, che sono state promosse al ruolo di guardiano. E ci sono guardiani per tantissime cose, per esempio la fonte delle anime nuove, dove nascono le anime nuove, è controllata dai guardiani della fonte. I portali di entrata e di uscita dall'oltre, quindi i classici tunnel di luce dove andiamo per arrivare alla piazza dell'attesa, ogni portale ha il suo o i suoi, a volte sono doppi, guardiani. Alcuni medium che hanno il proprio portale, io anche ho un mio portale, ma non solo io, anche Esther c'ha un suo portale, Cristina c'ha un suo portale, hanno anche il guardiano di quel portale, e ho anche altre amiche, che specialmente le channeling, chi fa channeling spesso ha proprio il suo portale con uno o due guardiani. Cos'è il channeling? Vedi, tu parli qua, la gente non lo sa. Allora, io sono una povera medium sfigata che se non mi vengono a cercare loro non li posso vedere, non li posso incontrare, non ci posso fare niente. Il channeling invece ha un tipo di medianità che è collegato direttamente ai guardiani del suo portale. Di conseguenza può chiedere ai suoi guardiani: vammi un po' a prendere quel defunto, vammi un po' a prendere quell'altro, per chiedergli le cose. Interessante. E c'hanno un voto superiore al mio. Tutelare. Il tutelare è della quinta dimensione, è una razza carinissima. Esteticamente è bello, perché sembrano delle palline di luce che camminano. Non ha una forma, è tipo un ovetto di luce molto brillante,
che cammina, che si muove, e lo troviamo. La terza di dimensione, a volte appaiono proprio, camminano per la stanza e se ne vanno. Possono essere di tutte le dimensioni, quindi c'è il tutelare che è così e c'è il tutelare che è altezza bambino o altezza uomo. Sono dei ciceroni, sono degli accompagnatori, nel senso che portano a spasso le entità che non sono capaci ad andare in un determinato punto dove devono andare. Questo sia di là che di qua. Per esempio, se un defunto mi cerca perché non mi deve dire qualcosa, ma non riesce perché non è capace a interagire con questa dimensione, quindi in qualche modo non riesce a trovarmi e trova un tutelare, ci dice: senti un po', via qua, accompagnami un po' da tizio e caia che gli devo dire due cose, e il tutelare lo accompagna. Quindi arriva col tutelare, poi il tutelare se ne va e il defunto mi resta qua. Sono una sorta di cicerone, praticamente fanno quel lavoro lì. Però sono veramente carini da vedere. Anziani. Ah, degli anziani praticamente non si sa quasi niente. È difficile. Sono entità della quinta dimensione e anche della sesta a livello animico. Possono essere chiamati anche maestri? Sì. E stazionano però quasi sempre nella quarta, perché... ho letto un libro di Brian Weiss dove dice molte vite, molti maestri, si chiama questo libro. Lì dipende che cosa è, perché ci sono i maestri, appunto gli anziani, nell'oltre. E poi ci sono i maestri viventi, che sono le persone incaricate, tra virgolette, ma io non lo voglio dire perché io sono una scarpa, io sono la caccola di un maestro, però è un po' molto 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 ridotto, tanto ridotto, anche quello che faccio io, cioè di indirizzare le persone a comprendere meglio cos'è la spiritualità. Poi ci sono dei maestri tipo Sadhguru, che è un maestro di quelli stratosferici, che lui però è un maestro con gli attributi. Io sono un supplente di quarto ordine. Però... E come sono fatti? Si sa come sono fatti? Guarda, al tribunale, quando ci sono loro, vengono chiamati gli anziani, tanto che mi scappava da ridere, perché le prime volte che li vedevo, gli anziani sembravano bambini di 9 anni. E io li guardavo e gli dicevo: questi sono anziani, mi immagino quando sono vecchi. Perché dei bambini proprio, dei ragazzi, si vede che non sono proprio umani, hanno la faccia un po'. Però se tu li incroci, ti sembrano dei bambini che stanno lì in giro, invece quelli sono gli anziani. E il tribunale è gestito da loro in primis, cioè le decisioni finali al tribunale dell'oltre le prendono loro. Sono una razza di dirigenza, perché comunque dirigono determinate regole, però non si sa molto, perché nessuno ti viene a dire degli di anziani. Preciso il loro compito. Paolo, dimmi. Allora, c'è una domanda che dice: puntini luminosi che appaiono, potrebbe essere un tutelare? Lo chiede Autumn Flower. Sì. Di solito il puntino luminoso, sono... anche quando il tutelare è piccolino, però cammina per un po', cioè non è che appare, si illumina e scompare, lo vedi proprio camminare, si sposta come se camminasse. Quelli a cui si riferisce lei, credo che siano, come si chiamano, adesso non mi ricordo. Le orbs? Gli orbs, quelli sono gli orbs, quelli che vedi fluttuare nell'aria, così... Sì. Sono orbs, non sono. Quelle sono orbs. Non sono tutelari. No, sono praticamente scorie di energia entatica. Quindi di lì è passata qualche entità che ha lasciato un po' di polvere energetica. Le orbs sono quello. Intruders. Anche gli intruders sono dei lavoranti al servizio dell'aiuto di altre entità, come i tutelari. Però i tutelari accompagnano, fanno da cicerone. Invece l'intruders si prende l'incarico unico, fanno solo questo, di prendere un vivente e tirarlo fuori dal corpo in astrale
per poterlo portare in sogno lucido e farlo incontrare col defunto che aveva assunto l'intruders. Quindi in pratica un defunto che non è capace a venirti in sogno ti vuole tirare lui in un sogno creato da lui. Assume un intruders che viene sopra di te, sono un po' materiali, ti fanno venire una sorta di la paralisi del sonno. Quindi ti indurisci, non riesci a muoverti, vedi questa cosa sopra di te che te scrolla, te la fai in mano e anche nei pantaloni perché non hai chiaro cosa sia, e invece quello lì è uno che vuole tirarti fuori per portarti a chiacchierà col defunto. Solo che con i loro modi gentili e gretti come un uomo di Neanderthal, il più delle volte ti fanno solo spaventare e basta. Ecco, facciamo un appello agli intruders. Un Cercate di essere più delicati. pochino, dico un po', anche perché una che dorme, che si trova in queste condizioni, ve lo dico per esperienza personale, e dunque me la sono fatta nei pantaloni io, perché veramente ho avuto tantissima paura, tantissima, perché era Io quella paura no, però. questione. Paura no, però mi è capitato che uno o due che in passato mi sono venuti erano veramente inquietanti persino per me, che io sono un'abituata a vedere quello con Ma la testa c'era, mozzata che prepara un po' la testa, voglio io, dire. diciamo che io non c'ero abituata, tra l'altro era il periodo in cui c'era un po' di subbuglio fra di noi e quindi io mi sono veramente spaventata, ho detto sono venuta a prendermi. Non mi può aiutare nessuno. E invece magari era qualche defunto che voleva appunto Sì. spiegarti qualcosa. Eh Sì, però io ho posto resistenza, capito? sì, Perché ma tutti quasi. Che è difficile non porre resistenza, perché tu ti senti prendere, e stringere, tirare. indurire, No, tirare, io mi uscire, sentivo come se mi volessero tirare fuori dal corpo. scrollare. Perché voleva tirarti fuori dal corpo. E io invece resistevo, dicevo, ce la devo fare, non ci voglio venire, non ci voglio E poi ero paralizzata e io non Eh riuscivo a sì. muovere nessun muscolo, io non riuscivo a parlare e non riuscivo ad aprire gli occhi. Lo so. Con uno sforzo sovrumano. L'unica parte del corpo che ti rimane mobile anche durante tutta la situazione è la lingua dentro la bocca. Non ho Infatti, fatto se caso. tu vuoi staccare un intruders, devi fare con la lingua sul palato, che è l'unica parte che puoi muovere. Una crocetta, non il segno della croce, una crocetta quadrata, ta-ta. Allora si stacca. E a parte fatto questa cosa, la si dice di noi qui, quando sempre, però forse magari credenza popolare, è una sorta di protezione dell'entità durante la notte, per questo Ma si. perché vedi perché? Sì, ma allora è vero. Che se fai sta crocetta stacchi l'intruders, stacchi anche altri tipi di entità che magari ti stanno a scrollare o ti stanno a chiamare. Ma il problema di base è che la cultura religiosa fa credere che queste entità siano pericolose, che quello che tu fai nella bocca è il segno della croce. Invece no, è una crocetta, non è il segno della croce, ma comunque quelle entità non sono pericolose. È solo che sono talmente materiali che a Sono volte ne fanno paura. irruenti, sono irruenti, sono irruenti. Esatto, solo per quello. Allora, io penso che noi siamo arrivati alla fine di quest'altra Non puntata. lo so, non c'ho l'orologio. Nemmeno io, però più o meno. Allora, noi siamo partiti giorno 13 marzo, siamo al 15 marzo. Sono Paolo, giusto così per capire quanto abbiamo Sono parlato. le 17:50 e siamo in diretta da esattamente 1 ora, 12 minuti e 26 secondi. Ti ho Siamo detto che salvata. oggi sforavamo alla grande perché E c'erano c'era tante cose, troppa roba in questa troppa carne sul fuoco. Allora, ricordiamo che la prossima puntata sarà domenica prossima 20 marzo 2020, parleremo di 2022. 22, scusate. Non tornare indietro che ci tocca rifare di nuovo 2 anni con te. È verità. 2022. Parleremo di una cosa interessantissima,
bellissima, bellissima fra virgolette, è che sono i debiti karmici che ci portiamo dietro e i debiti familiari che ci portiamo dietro. 20 marzo 2022, 16:30, sempre potete qui contattarci e trovarci come al solito, quindi sulla pagina di AP Web Radio, sulle pagine Segreti delle Tombe, sulla pagina di Sveva la trilogia Wusun. Avete mille modi per trovarci e ci troverete come ci trovate sempre. Però vi volevo ridire, vi volevo ricordare che la puntata del 20 marzo è la penultima puntata, giusto? Quindi vi aspettiamo domenica prossima, 16:30. Un bacio a tutti, grazie per averci seguito. Ciao! Sigla!